Anche oggi i preferiti di giugno. E benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Giugno è già finito. Siamo a luglio e non se ne è accorto nessuno. Tra un po' arriva Babbo Natale, ma chi se ne importa? Noi siamo qui, veramente oggi c'è un caldo bestia. Però vabbè, chissà, domani chissà. Bene. Se volete sapere il meteo giornaliero della Sicilia, chiedete a Ombretta di aprire un quarto canale. No, grazie, me ne bastano tre. Andiamo alla sostanza. La sostanza di questo video siamo noi, ma sono anche i nostri amici Mauro e Antonio da Palermo. Ciao, del canale Winston 55, Winston 55. No, 55 e Winston 55. Bene, lo sapevo, volevo vedere se lo sapevi anche tu. E poi la nostra amica Marta del canale... Direttamente dal Giappone. No, direttamente... Dal canale, dillo tu. Le ricette di mami. Bravo. Lei invece ci parla dalla bellissima Sardegna. Okay. Quindi siamo tra i solani e tra i solati per condividere con voi i nostri preferiti. Uh-huh. Allora, i loro video li trovate qua dove c'è la palina con la I, e invece il nostro video lo trovate qua e sta per cominciare. Allora, è anche in associazione col manicomio qua di Catania. Va bene. Lei è in terapia. Va bene. Allora, la scoperta, guardo di là perché c'è il solito computer. Sì, la sì. Scoperta fissazione del mese. Per me è lo yogurt al cocco. Brava, invece per me, sai che cosa? Lo leggo là. Il cappuccino light, quello della macchinina che metti il cialdino. Dillo tu la marca, tu sei brava con le marche. Dolce gusto, brava. Dolce gusto, sì, va bene, ne parleremo dopo. Bene, andiamo avanti. Allora, la ricetta del mese. Io direi che più che una ricetta è proprio un trend che mi è preso, proprio un trip che mi è preso, cucinare all'orientale, che per me significa verdure miste, carne... Zoccoli di legno pure, non ti metti gli zoccoli di legno? Che sono olandese. La bandana, no, la balle di zoccoli, quelli là tipo giapponese infradito, no. E poi ti metti la bandana col toppino rosso e fa... Tipo m'arrabbio. Brava! M'arrabbio moltissimo. Mettiamo la foto di m'arrabbio. Allora, stavo dicendo, cucinare all'orientale. Ho comprato il noodle di riso, ho comprato le verdurine, la verze. Quando compro verze e cavolo cappuccio vuol dire che cucino in cinese. In cinese. E allora, per noi questo mese è stato sperimentazione Oriente, con chili di curry buttato sui nostri piatti, ma soprattutto pollo, riso, salsa di soia, sì, come se non ci fosse un domani. Brava. Quindi piatti all'orientale. Poi, per te? Quello che hai detto tu. Va benissimo. La verdura o frutta del mese? Beh, direi che questo mese è stata la rinascita della vera frutta, quella che per me è la frutta. Ciliegia, albicocche, pesche, tutto quel... Il melone bianco! Vogliamo parlare del melone bianco? Bello, quello là a forma di palla da rugby, insomma. Il melone là, bianco. Melone giallo fuori e bianco dentro, la polpa è bianca dentro. È dolcissimo, mi raccomando, da noi viene chiamato come? Vediamo solo, sai... Non lo sa, cantalupo! No, quello è un altro! Il cantalupo è quello giallo. No, il cantalupo è quello tondo reticolato. No. Chi ha ragione? Il cantalupo è quello tondo reticolato o, come dice lui, è il melone giallo, quella a forma di palla da rugby? Fatecelo sapere! Ho ragione io. E vincerete sempre un melone! Non è vero. Allora, l'acquisto... No, aspettate. La schifezza del mese, per me... Tanto per variare, perché io sono così, ragazzi, sono entrata nel mood cocco, il milkshake di McDonald's al cocco. Avete assaggiato il milkshake di crea questi McDonald's dati, dopo l'avete assaggiato al cocco spaziale, ragazzi. Io ero con una mia amica, me lo sono ciucciato talmente in fretta che quella mi ha guardato e mi fa: ma l'hai finito tutta? Sì, salutiamo l'amica. Ciao Letizia! E quindi, insomma, che cosa hai fatto? Niente, con le mani? L'ho salutato normalmente. E in pratica ero con lei e lei mi ha strabuzzato gli occhi. Lei ancora ne aveva bevuto, così io già ho fatto... Finito. Brava, ho detto, brava. Sì, se non stai attenta, bevo anche il tuo. Allora, buonissimo. Tu hai una schifezza del no, mese? No, io mangio solo schifezze, quindi... Quindi la schifezza è il mese. Brava. Va bene, poi l'acquisto del mese. Sono contento di annunciarvi che tra i tanti elettrodomestici, in una cucina che è larga solamente 1,84 m x 3 m, quindi è un corridoio bello grande, un buco di corridoio,
Noi abbiamo comprato l'ennesimo elettrodomestico e quindi, fieri del consumismo, vi presentiamo questa qua, la macchinetta. Ting! La Dolce Gusto della Krups, modello super base. Super base, veramente. Modello pisolo proprio. Di quello che ci devi mettere anche tu il filo, proprio devi. Te lo devi comporre. Diciamolo cos'è il pisolo. Pisolo? Pisolo è il gradino in siciliano. Il gradino, quello che c'è proprio sulla strada. Sì, sì, il primo gradino. Il primo gradino. Perché noi siamo così, noi proviamo sempre le cose dal modello base e poi andiamo in però fashion. Però vi possiamo dire che al modico prezzo di 44 euro, nel quale è incluso il kit del. Per montare la macchina, cacciavite e tutto, non è vero. C'è anche incluso quante cialde erano? 5. 5-6 cialde, non ci ricordiamo bene. Per iniziare questo simpatico viaggio nei piaceri, nei vari gusti del caffè, non solo, perché fa anche tè, cioccolate, cappuccini, fa un sacco di cose. Ma la cosa bellissima è che qui non potete sbagliare. Io sono negata a fare il caffè e con questa per la prima volta sono diventata più brava di mio marito. Mio marito non mi sa fare più il cappuccino, sbaglia sempre la lunghezza, mentre io sono una campionessa. Devo dire che anche io sono molto 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 fissata col cappuccino light, è buonissimo. Bene, se siete curiosi chiedeteci il video di riferimento, faremo un video di riferimento dedicato solo a questo. Devo ringraziare una persona. Ringraziamo una persona. Ringraziamo Annalisa per averci. Sì, salutiamo Annalisa Superstar. Ciao, Annalisa. Ciao, ma perché? Bene, bene. Da noi un simpatico gesto di idiozia. Allora, andiamo avanti. Poi. Il flop del mese. Il flop del mese. L'abbiamo comprato assieme. Io ne avevo preso uno, tu mi hai detto "Dai, prendine uno anche per me". Che cos'è? Il cocco da bere. Quei simpatici cocchi, quelli pelati, cinciolofanati, che vendono quella cannuccia. Ma che schifo è! È davvero una strana cosa. Ma mi piace, sa di acqua sporca. Io ricordo che quando ero piccola io, tanti e tanti, ma proprio tanti anni fa, c'era il cocco che mia mamma, il cocco, quello, la nocina di cocco, che mia mamma la spaccava e quando versava il liquidino del bicchiere era buonissimo, era latte di cocco. Lo so, ma non... Ci ammazzavamo io e mia sorella per berlo. Io. Non rompe più le noci di cocco. No, mia mamma le noci di cocco le rompe proprio tagli e quali una volta. Però non c'è più la stessa acqua dentro. Non c'è più la stessa simpatia. E infatti... E quindi fateci sapere se vi piace questo cocco. Lasciate qui un commento e vi invieremo il cocco ancora chiuso. Sì, ne abbiamo uno in frigo. Allora, poi il social food del mese. Qua rispondo io. Per me è Instagram in generale. Scorrendo, io sto molte ore sulla parte dove c'è la lentina a contatto, nella parte ricerca, e guardo le foto. Ci sono tantissime cose che mi ispirano. Ma... Poi io non guardo gli ingredienti, mi faccio accalappiare dall'occhio e poi le cose le rifaccio a modo mio. Ma devi stare attenta, Instagram. Ti do un consiglio, devi stare attenta. Dove sei andata? Perché sai, certe volte la foto poi non rispecchia la verità e quindi poi alla fine il risultato non ci pega. No, vabbè, buono, quello che faccio io di solito risulta. Va bene, dai, andiamo avanti. Solito. Allora, poi. Il brutto anatroccolo del mese. Per me sono le banane mature. Quando diventano un po' marroncine, sapete, che non le vuole nessuno, lui comincia a fare questa faccia. Quando quando ci sono i moscerini che cominciano a ronzarli attorno, le spezzetto, le metto in freezer e diventano un buonissimo e dieteticissimo gelato al cioccolato. Vi metto qui, dove c'è il pallino, la ricetta del gelato con la banana, che non ci vuole proprio niente a farlo, lo conoscerete sicuramente, ed è buonissimo. Il prodotto apri e gusta. Il prodotto apri e gusta, sì, lo dico io, la carne Tinsemal. La Tinsemal, lo so ragazzi, lo so, io non so nemmeno, secondo me mi piace proprio perché secondo me non c'è carne dentro, però... In che senso, in che senso? Chi voleva capire capisca, non lo so, lo so che dentro ci sarà qualunque cosa. Però ragazzi, la carne Simmental è l'unica grande schifezza a cui non so dire di no. Brava, è vero, ti piace a te il barattolone con la grossa. E mi piace più la gelatina che non la carne. È così. Bene, fateci sapere se vi piace più la gelatina o la scatola. L'abbiamo mangiata, questo mese abbiamo mangiato un po' di Simmental. Poi, l'alimento panacea del mese. Beh, questo mese per me non può non essere che il Golden Milk. Sì, il latte magico, mi raccomando. Non vi dovete preoccupare della curcuma, e la curcuma non ha un brutto sapore. Né quella dose, certo, se ce ne... Molti ci hanno chiesto, ma io aggiungo questo, ma posso aggiungere questo? Ma fatevelo voi, come volete, ma che cosa... No!
No, no, è buono, è buono. È un cretino. Allora, no. Ma non ho il forno a microonde, ma non ho la tazza, come la faccio? Lo metti così, non lo so. Allora, smettila che poi inibisci. Abbiamo un pubblico, non interagiscono un po'. Più. No, no, hai ragione. Oh, dite, chiedete, fate quello che volete, questa è casa vostra. Poi al limite c'è lui che rompe, ma non importa, tanto rispondo io ai commenti. E allora ragazzi, la curcuma è buonissima, non ha un saporaccio, potete farla al microonde, potete berla, potete mettere il cucchiaino di curcuma anche come mi ha suggerito Annalisa, Annalisa Taranto, mille e meno, come ha suggerito Annalisa, a crudo, quindi per mantenere ancora maggiori le proprietà della curcuma, aggiungete sempre il pepe, bevetelo alla mia salute e vedrete che tutte le articolazioni andranno lisce lisce. Forza, andiamo avanti. Poi. L'elettrodomestico o utensile del mese? Vabbè, ci ripetiamo, la dolce gusto. Basta, questo mese l'abbiamo proprio messa sotto pressione perché ho voluto provare 2000 cose. Qual è fino adesso la tua bevanda preferita della dolce gusto? La mia bevanda come caffè, il gusto barista, e poi mi piace anche molto il latte macchiato, quello al caramello. Ve ne parleremo presto. Comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti con un'altra polemica. Che ne pensi? Sì, mi piace la polemica. Lo scaduto del mese, che sicuramente è l'altro cocco da bere che abbiamo in frigo, che scadere. Rimarrà lì a vita. No, non lo beviamo. No. Ci laviamo i piedi. Come abbronzante. Mentre uno scaduto, questa volta l'ha lasciato lui. Il latte di mandorla. È vero. Ogni volta, noi andiamo al supermercato, poi prende la cosa più dannifica, tipo i succhi di frutta concentrati di zucchero e glucosio, buono. O il latte di mandorla che tipo ha 100 zollette di zucchero e una mandorla, e mi dice, la posso comprare? Sì, amore, mi raccomando, io ne vorrei bere almeno un bicchiere. Questa, perché di solito c'è mia madre che appena vede bibita va in modalità on e ogni 5 minuti, mamma è golosa. No, ma no, poco. Ah, no, poco. Allora, le cavallette. Va. Dai! E allora io dico, mamma, questo Gabriele l'ha comprato per lui, glielo puoi lasciare? Sì, certo. E quel coso scade, lui lo apre, ne beve tre, e poi scaduto nel frigorifero. L'ho buttato ieri, dopo 10 giorni che era aperto. Tra un pochettino stava nascendo di nuovo l'albero di mandorla da là dentro. È una vergogna. Poi il troppo caro del mese, rimaniamo sempre in ambito mandorla ed è il latte di mandorla vegetale, ma in generale i latti vegetali costano un'improperie. Ragazzi, ho letto la composizione del latte di mandorla vegetale. Dici. Acqua. E 4% di succo di mandorle. Ora, tu mi puoi fare pagare 3,70 euro acqua su un litro d'acqua? 40 grammi di mandorla che ci hai spremuto. Molto insomma, di più di una cassetta d'acqua da 6, insomma, da 2 litri. Ma perché il bio? Siamo in un'epoca in cui cerchiamo di mangiare sano, di mangiare bene. Ma che ci stanno rubando i soldi questi qua del bio, te lo dico io. Cioè, che poi fare il latte di mandorla non c'è niente. Ora lo sapete che vi faccio? Ve lo facciamo noi il latte di mandorla, sicilianissimi. Bravo. Sul canale. Vi faccio un latte di mandorla con la mandorla al 20%, almeno bevete roba buona. Bravo, così. E insomma, no, quello che devo dire non lo posso dire perché siamo qua in diretta. Certo, però non paghiamo un latte di mandorla, perché io lo cercavo senza zucchero, quindi sono stata costretta a comprare quello. Non dirò la marca, ma tanto tutti i parenti. Dilla la marca, non dilla. Me la ricordo. Tutti ecco, i parenti. Non te la ricordi. Questi qua della non te la ricordo. Faccio così. Tutti i parenti costano tutti dai 3 euro in su i latti vegetali, che siano di soia, che siano di riso. 3 euro, ragazzi, cioè, veramente. L'acqua di riso, che, cioè l'acqua appunto, il latte di riso che sembra acquetta con l'amido, ragazzi. 3,50 euro, che è così, cioè ci lascio decantare. 3,50 euro, ma stiamo scherzando, ma abbassate i prezzi, è vergognoso, abbassate i prezzi, è vergognoso. Basta bio, il bio deve essere accessibile. No, il bio, come basta bio? Sempre più bio, ma però sempre a prezzi buoni. Sì, insomma, non la specula. No, basta finto bio. Cioè, a me questa cosa che dà fastidio è la specula. Siamo costretti a ricercare il cibo sano e ci speculano invece certo. Darci una mano tra di noi. E allora no, guarda, allora no, me lo faccio io. Poi, polemica, oggi sono fessiva. Allora, l'ultima. Ah, era l'ultima. Oh, chiudiamo, che peccato, polemica, veramente. Chiudiamo in polemica con questa rabbia dentro che possiede questa donna, veramente. No, non la fate arrabbiare, perché questa è piccola, ma appena si arrabbia diventa una cosa alta. No, mi fanno smuovere i nervi certe cose. Hai ragione. Una mamma che vuole dare un latte vegetale, è
Enzo non ne beve, va bene. Ma se io volessi dare latte vegetale, certo, a mio figlio, bambino intollerante, a 3,50 euro a confezione, ma mi dovrei ipotecare casa, insomma. Per cosa? Per poi andare a leggere che c'è il 4% di mandorle e tutto il resto è acqua. Ma fly down, volate basso. Veramente. Insomma, basta ragazzi, adesso per alleggerirvi il morale dopo questa pesantezza che vi ho buttato, no alla specula sul nostro benessere. No alla specula, se no vengo là, dite Dio, vi do una mano bio in faccia. Basta, scherzi a parte ragazzi, adesso corriamo a vedere i video di Mauro e Antonio e di Marta. Io mando loro un grande bacio, un abbraccio, ciao ragazzi, e soprattutto noi mandiamo un grande bacio e un grande abbraccio a tutti voi che avete sempre la pazienza di seguirlo e di seguirci. Bene, quindi grazie ai 10.000 e passa iscritti, vi ringraziamo. Non pensavamo veramente, io non pensavo che questo canale sarebbe cresciuto più di tanto, anche perché con la presenza di Ombretta che è un pochettino oscura le mie caratteristiche fisiche e organolettiche. Veramente, è stato un bel piacere vedere. Grazie. 10.000, 10 e passa 1.000 iscritti. Grazie a tutti, siete veramente, non solo siete preziosi, ma sì, siete simpaticissimi. Voglio lanciare un giveaway come te, come fai te. Bene, quindi per i 10.000 iscritti c'è un giveaway, partecipate nella data qua sotto e riceverete il cocco sprovvisto di cannuccia, naturalmente vi arriverà a casa, non sappiamo in che condizione, ma lasciate qui sotto un commento se volete riceverlo. E invece quindi lasciate qui sotto un commento, perché poi qualcosina per i 10.000 iscritti sorteggeremo, ancora non so cosa, dai, un sorteggio alla cieca? Glielo facciamo un giveaway, già che l'hai detto, gliel'hai fatto sperare e poi ti dai il cocco, non sia mai. Gabriele, lo volete un pacco a sorpresa? Un pacco a sorpresa, quindi possono essere pietre, può essere sabbia, può essere qualsiasi cosa. Qualunque cosa, lasciatelo scritto qua sotto e avrete il pacco a sorpresa che poi magari spacchetterete insieme sulla pagina Facebook di Due Cuori Una Cappa e farete vedere anche agli altri. La data di qua sotto è valida, è la data, veramente, bene, liberiamoci, dobbiamo liberare di questo cocco, abbiamo un po' di roba qua, mandiamogli, che ne so, gli mandiamo uno scatolo vuoto. Va bene, comunque. Bene, così abbiamo fatto anche il giveaway. Uè! E noi ci vediamo presto! Sì, sulle vostre tavole! E noi ci vediamo presto! Sì, qua sulle vostre tavole, ciao! Ciao!